Oggi a Mazara per ratificare quello che è stato il primo incontro con i sostenitori della Lega Mazara. Ieri è stata una bellissima serata, una bellissima riunione. Abbiamo incontrato più oltre 35-40 persone che un po' rappresentavano tutta la società civile, persone di cultura, persone dell'ambito della pesca, dell'agricoltura e anche il punto forte nostro, tre consiglieri comunali che anche loro hanno sposato un po' le idee della Lega e sono anch'essi sostenitori della Lega. Quindi oggi per noi è veramente un passo avanti e un inizio, uno start-up che porteremo avanti in tutta la provincia. Adesso vorremmo veramente conoscere tutte le persone che la pensano come noi e iniziare a fare un grande lavoro per costruire la Lega in provincia di Trapani e ribadisco, abbiamo iniziato benissimo da Mazara. È molto bello vedere che le persone si avvicinano, il telefonino non fa altro che squillare, infatti non si riesce più a rispondere a tutte le chiamate, sia dei simpatizzanti e sostenitori della società civile, ma anche da parte dei consiglieri comunali e amministratori, a cui noi siamo assolutamente aperti, naturalmente dietro la grande responsabilità che entrare in Lega vuol dire rappresentare Salvini, rappresentare le nostre idee e iniziare a fare un percorso nuovo, completamente nuovo. Ieri a Mazara, ribadisco, abbiamo avuto occasione di fare vedere come lavoriamo, come si costituisce un partito e come si porta avanti. Siamo pronti veramente ad ascoltare, ma allo stesso tempo con le idee chiare e determinate a portare avanti il nostro progetto. Si comprenderà che questa giornata per la ridente città di Mazara del Vallo è una città importante perché sostanzialmente si radica un gruppo importante della Lega, sostanzialmente il primo della provincia. Quindi, quando nasce in un piccolo paese, la Lega fa festa. Quando nasce in una città importante come Mazara del Vallo, fa una grande festa, perché è ovvio che l'importanza di Mazara va oltre i confini territoriali. Devo ringraziare i consiglieri comunali che hanno aderito, ma devo dire che ringrazio tantissimo anche tutto il gruppo che in questi mesi ha lavorato per rendere forte questa nascita. Alle ultime politiche il nostro partito ha avuto un discreto successo, un vanto che noi abbiamo qui nella città, ma poi abbiamo avuto modo di coltivare delle persone. Pensate che soltanto ieri il nostro coordinatore provinciale Vito Armato ha raccolto una trentina di persone e quindi si capirà che nasce in maniera concreta, ambiziosa, rispettosa di un programma che è noto, che è quello della rivoluzione del buonsenso, che Matteo Salvini spiega ormai in lungo e in largo dovunque, a qualsiasi livello, in radio, in televisione, nei social, e che sono i temi che sono a noi cari, che dobbiamo assolutamente bloccare questa invasione, che ovviamente è un'invasione che ci impoverisce e che non aiuta per niente coloro, questi poveretti che arrivano dall'Africa. Dobbiamo assolutamente abbassare le tasse perché c'è un livello di persecuzione fiscale, dobbiamo rendere il nostro cittadino sicuro a casa sua perché la legittima difesa è un dovere, dobbiamo dare potere e forze alle forze dell'ordine, ai carabinieri, alla polizia penitenziaria, alle guardie di finanza, all'esercito, perché non è possibile vederli così disprezzati. Chi disprezza una divisa disprezza il popolo italiano. Dobbiamo ribaltare la sudditanza nei confronti dell'Europa. Mi pare poter dire che tutto il lavoro che si sta compiendo in questi giorni va esattamente in questa direzione, ma comprendiamo perfettamente che non si può essere forti, bravi, tenaci, concreti, ricchi di spunte come Matteo Salvini fa a livello nazionale, se poi non c'è un collegamento sul territorio. La Sicilia sta dando delle discrete risposte, nelle ultime politiche abbiamo preso quasi il 6% dei voti. Comprenderete che oggi, con un radicamento preciso qua nella città, tutto questo ovviamente andrà ancora oltre. Ribadisco, lo dico sin dall'inizio per evitare qualsiasi tipo di equivoco o speculazione da parte di avversari politici, che il gruppo consiliare aderiva e sosteneva meglio il sindaco di Mazara, Nicola Cristaldi, adesso diventato della Lega, continua a sostenere la sindacatura di Nicola Cristaldi. Ciò per dire che ovviamente noi siamo all'interno anche di un panorama chiaro, ben definito, con la popolazione che ovviamente non si trova a essere sconvolta da ragionamenti o alchimie politiche, ma attraverso una linearità che per noi è essenziale. Porteremo tutte le istanze possibili per migliorare la nostra città, però, come ha detto l'onorevole, rimaniamo in maggioranza, sempre a sostegno del sindaco Cristaldi, e poi vedremo quello che succede.
La scelta della Lega è nata appunto da un approccio che abbiamo avuto con l'onorevole Pagano, condividendo qualsiasi aspetto della Lega a partire dal governo del cambiamento per concludere, diciamo, con i veri valori che all'interno del partito esistono. Diciamo che la Lega è frutto di un progetto di centrodestra, sosterremo e appoggeremo sempre il sindaco Ghissaldi, non cambierà nulla a livello della politica locale. In un primo contatto che ho avuto con l'onorevole Pagano, molto interessante, soprattutto che arrivava a quelli che erano quello che è stato sempre il pensiero mio per una politica sana e pulita, ma soprattutto il contatto diretto con le persone, che la Lega comunque, come possiamo vedere attraverso i social e tutto ciò concerne a questo, ha sempre il contatto con le persone, per cui si sofferma molto al bisogno che si ha, quindi agli sviluppi economici purtroppo bloccati, alle difficoltà che purtroppo le città devono fronteggiare. Sostengo che la Lega abbia dei valori sani, dei principi soprattutto. La Lega comunque seleziona, quindi non sta lì a prendere persone pur di farli salire al podio, ma bensì persone che hanno dei valori e che riescono a concretizzare quanto si dice. Buongiorno, inizia oggi un percorso per quello che riguarda la Lega in provincia di Trapani. Questo è il primo incontro, o quantomeno questo è il primo momento in cui si va a sancire un incontro svolto ieri sera. Abbiamo ricevuto tante email, tante telefonate perché la Lega iniziasse a prendere contatto con il territorio, e l'abbiamo fatto nel migliore dei modi, costituendo primo l'elenco dei sostenitori che hanno richiesto esplicitamente di iscriversi nel nostro registro provinciale. Li abbiamo riuniti, li abbiamo ascoltati. La cosa bella di tutto questo è stato che tra questi 40-45 sostenitori che già abbiamo c'erano tre consiglieri comunali. Questi tre consiglieri comunali, che naturalmente continueranno a fare la loro opera perché sono stati eletti in altre liste, oggi potranno sicuramente rappresentare le istanze delle persone di questi 40 iscritti, ma non solo, anche tutti i mazzaresi, che devono essere portati al sindaco per migliorare la situazione della città, perché noi abbiamo un concetto che è quello che la persona eletta dal popolo lavori per il popolo, quindi non è altro che un filtro tra noi della segreteria provinciale e le istituzioni, in questo caso il comune. Quindi per noi le persone elette sono operai, scusate il termine, c'ho qui l'onorevole Pagano e tutti, ma sono a nostra disposizione per risolvere i problemi delle città. Questa è una delle cose meravigliose della Lega, è una cosa di cui mi vanto. E l'altra cosa di cui mi vanto è di avere validi collaboratori, perché pensate un po' come si capovolge tutto. Quando chiamo l'onorevole Pagano perché c'è un'esigenza nel territorio, è pronto a rispondere, è pronto a operare. Quindi questa è la nostra mentalità, questo è essere a servizio del popolo e questo continueremo a fare. Di questo il senatore Candiani mi ha dato incarico, naturalmente che ringrazio per la fiducia data, e questo faremo. È la prima città, invaderemo tutta la provincia nel senso buono della parola, sarà un'invasione veramente buona e faremo una nuova classe politica, è il nostro obiettivo. Buongiorno a tutti, un enorme piacere ed emozione. Appunto sono la consigliera provenzana a nome del gruppo che mi sta a fianco, del signor Foderà e di Giuseppe Giacalone. Abbiamo scelto la Lega poiché abbiamo sempre lavorato su fatti concreti e quindi a parallelo con quelli che erano i bisogni delle persone, quindi a beneficio della città. Non poteva essere scelta migliore la Lega, perché appunto, come possiamo notare attraverso i social e attraverso tutte le dichiarazioni, si lavora così in Lega, quindi c'è una selezione, c'è un progetto, c'è un programma, per cui abbiamo aderito con forte certezza, quindi con una certa convinzione, poiché il nostro lavoro era questo, e quindi non... spero di non essere ripetitiva, non potevamo fare appunto scelta migliore. Bene,
sono Alessandro Pagano, sono il deputato di questo collegio, visto che sono stato eletto nel collegio Sicilia 103, che comprendeva le province di Caltanissetta, la provincia di Agrigento e un pezzo importante, la provincia di Trapani, precisamente quella che insiste qui a Mazara. Quindi mi sento il deputato del territorio, non faccio altro che ringraziare sempre tutti gli attori protagonisti che ovviamente non solo che mi hanno votato, ma che mi hanno sempre accolto con grande semplicità, ma anche con grande gioia da uomo e da deputato. Sono uscito come risultato elettorale il 4 marzo del 2018, cioè ormai 3 mesi fa, con un buonissimo risultato, tenuto conto che la Lega fino a 2-3 anni fa era un prefisso telefonico. Abbiamo da quel giorno coltivato quel numero che cominciava a diventare significativo, abbiamo cominciato a spiegare che cos'è la Lega, cioè che non siamo qui alla ricerca di pacchetti di voti, noi chiediamo militanti, gente che scenda in piazza, che fa i gazebo, che distribuisce i volantini, che sta ogni giorno in mezzo alla gente, che è capace di raccogliere firme, che fa un ragionamento diverso rispetto agli ultimi partiti tradizionali. Insomma, in altre parole, il successo di Matteo Salvini viene perché c'è un grande leader, questo ormai lo riconoscono tutti, anche quelli che prima denigravano, ma soprattutto perché c'è una rete che questo grande leader ha saputo creare che si chiama Lega, e cioè di soggetti che poi, che siano deputato, piuttosto che consigliere comunale, piuttosto che cittadino, oppure come nella riunione di ieri ho visto con grande gioia, c'erano categorie, pescatori, agricoltori, impiegati, imprenditori, professionisti, che siano il grande luminare neurochirurgo, piuttosto che il piccolo imprenditore, il grande deputato, piuttosto che il consigliere comunale, non importa, noi siamo militanti. Questo rende unico e irripetibile il progetto della Lega, per cui c'è una coerenza assoluta tra le cose che dice Matteo Salvini e le cose che poi vengono fatte, perché è chiaro che noi siamo osteggiati dai grandi media, tutti sanno che i grandi giornali, le grandi testate nazionali e internazionali ci vedono come fumo negli occhi, però siamo andati avanti lo stesso, perché? Perché ci sono i social e da questo punto di vista sappiamo trasmettere, sappiamo comunicare, ma ci sono i militanti. Allora noi quando abbiamo selezionato queste persone, che come vedete rappresentano anche un motivo di orgoglio, ripeto, oggi è perché sono loro consiglieri comunali che sono personaggi pubblici, ma qua c'è un mondo dietro, solo nella riunione di ieri era una quarantina, vedo qui anche tra il pubblico il segretario regionale della UGL, il sindacato del generale del lavoro, che come è noto ha delle grosse simpatie, per non dire assolute sinergie con il nostro partito, quindi qui c'è la presenza vera del territorio, le cose bisogna dirle anche con questa chiarezza, però noi non abbiamo fatto il giorno dopo le elezioni come dire, l'investitura, perché dovevamo spiegare che cos'è la Lega, dovevamo selezionare, dovevamo capire se erano meritevoli del nostro stile, del nostro modo di fare, del nostro modo di essere, forieri ovviamente di un messaggio nuovo, non vecchio, ma un messaggio, quello che Salvini definisce la rivoluzione del buonsenso. Dopodiché dovevamo però dire, ragazzi, non basta soltanto condividere idee, poi bisogna trasmetterle, cioè che poi io sia deputato o piuttosto il sindaco, se c'è da fare il volantinaggio si fa il volantinaggio. Guardate cosa fa Salvini, se ne va al Ministero, ieri fa un comunicato stampa dove dice la ONG l'hanno disubbidito? A questo punto se le portano in Olanda. Pensate, in altri tempi cosa sarebbe successo? Che il ministro convocava l'ambasciatore dell'Olanda e diceva guarda che cosa è successo, è un fatto diplomatico, siamo arrabbiatissimi. Quell'altro rispondeva sì ma non c'entravo niente perché la ONG non so che cosa è, che cosa non è, sono mezzi massoni, sono mezzi mafiosi, fanno traffico, non si sa. Ecco. E poi finiva con trick e baracche, finiva che questi arrivavano al porto e ci scaricavano altre 400 persone. Quello ha fatto una conferenza stampa, 15 secondi di Facebook, ha detto avete trasgredito qua i porti sull'Eferi, portati in Olanda, chiuso, il problema risolto da un punto di vista diplomatico. Questo è tipico di un militante, non è tipico di un ministro con la giacca, la cravatta, è messo lì, che se la racconta, che se la tira. No, Salvini è uomo del popolo, e lo è sia da ministro sia da militante, e ci ha trasmesso la stessa cosa a noi, per cui io sono qui a fare esattamente le stesse cose. Loro sanno che devono fare questo percorso, già lo hanno avviato, le altre 40 persone che oggi non abbiamo convocato perché
essendo un giorno lavorativo, ovviamente veniva pesante a tutti, ma insomma abbiamo delle presenze simboliche ma molto significative che state vedendo in giro, quindi voglio dire, però sanno già che questo è lo stile della Lega. Ecco, questo per farvi capire che non è un caso questo successo, che noi oggi tutti ci stimano al 30%, e non vuole essere banale e nemmeno da spacconi dire che questo per noi non è un punto d'arrivo ma un punto di partenza. Questo 30% nazionale non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza, ma vogliamo crescere nel modo che diciamo noi. Quindi lo dico anche a vantaggio di tutti quelli che vogliono fare l'assalto alla dirigenza, quelli che vogliono salire sul carro dei vincitori. Abbiamo un metodo, il nostro metodo è sperimentato, è noto, è conosciuto, e quindi non siamo disponibili a trasgredirla adesso. Grazie per l'attenzione e ancora complimenti ai nostri amici che da oggi in avanti lavoreranno per la Lega. Grazie.